Simon, siamo al terzo turno del tabellone maschile, allora consideriamo proprio la parte alta dove c'è una sfida molto molto interessante, quella tra Andy Murray e Fabio Fognini. Ieri abbiamo dato favorito Fognini contro Vesely, così è stato. Fognini comunque è riuscito a vincere il 3-7 contro un difficile avversario. Stesso discorso però vale anche per Murray, che ha battuto Dustin Brown. Entrambi arrivano da due turni dove hanno battuto in 3-7 i rispettivi avversari, quindi non sarà sicuramente semplice per Fognini. Murray è il numero uno del tabellone, Murray è sicuramente il favorito, però vogliamo dare una chance al nostro azzurro e allora diamo vincitore Fognini in una partita che probabilmente sarà molto lunga, e ce l'auguriamo anche per quello che è la spettacolarità di questo sport, di questo evento come Wimbledon. E allora partita lunga, possibilità anche di tiebreak, probabilmente si giocheranno più di 40 game, questo è abbastanza probabile, ed è probabile che possa Fognini avere la meglio. Ha già vinto a Roma contro Murray, ovviamente era un altro terreno, era terra rossa, qui si parla di erba. Un'erba però che si sta rovinando anche per il tanto caldo che c'è a Londra, quindi in qualche modo può questo essere favorevole a Fognini, e allora proviamo a darlo favorito, proviamo a darlo vincente in questa sfida del terzo turno contro Murray. Buona giornata, amici.